Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e a questo mini unboxing acquisti. Allora, mi è arrivato da poco il postino e mi ha portato qua ho già tolto quello con dentro l'indirizzo e tutto quanto. Ho ordinato un paio di giochi, qualche recupero che ho voluto fare perché mi mancavano nella mia collezione. Quindi andiamo a vedere il primo. Togliamo sta cartoncella. Che è Bioshock Ultimate Rapture Edition, che contiene Bioshock 1 e Bioshock 2. Questo gioco l'avevo ai tempi su Xbox 360, poi l'ho venduto e adesso ho voluto recuperarlo. Sì, purtroppo non c'erano in... Tra l'altro questo l'ho pagato veramente poco, l'ho pagato 29 franchi. Vi faccio vedere il fatturino. Non so se si vede, 29 franchi, Bioshock Ultimate Rapture Edition. In euro saranno cosa? Vediamo un po' con il mio super cambio. €23 circa. E qui c'è un altro. Esattamente tutti. Infamous 1 e Infamous 2 pagati. Non si vede? Non fa lo zoom? Messa a fuoco? Vabbè. 24 franchi. Sono €19. Faccio vedere anche le prove di 4 franchi. Oh, metti a fuoco. Non vuole mettere a fuoco, prove. Infamous 1 e Infamous 2. In questa versione Essential, che dovrebbe essere, da quello che ho capito, la sostituzione della Platinum. E questi mi mancavano perché Infamous 1, non so se vi ricordate quando il PlayStation Network è caduto, che poi regalarono alcuni giochi a scelta più 30 giorni, se non sbaglio, del Plus. L'avevo preso, però vabbè. E dai, anche se è un librettino non a colori, almeno ha più di una pagina. Tra l'altro spero che Cry Genetic non se la prenderà per il fatto che ho pagato un po' meno di lui. E quindi questi sono gli acquisti all'ultimo momento che ho fatto. Quattro giochi che valeva la pena recuperare per così poco prezzo, presumo. Cioè, non penso di aver pagato tantissimo. La settimana prossima dovrebbe arrivarmi God of War. Continuerò a fare i gameplay di Tomb Raider, che mi sta prendendo un casino. E poi farò un punto della situazione sugli acquisti che ho fatto nel mese di marzo. Adesso mi sposto velocemente così mi potete vedere in faccia perché voglio dire un paio di cosucce. A dopo. Ciao ragazzi, bentornati. Eccoci qua. Dopo avervi fatto vedere il piccolo unboxing dei 3-4 giochi che ho appena acquistato, volevo appunto. Ho girato la camera per farmi vedere perché volevo appunto
parlarvi, ringraziandovi tutti quelli che mi stanno iscritti, che si stanno iscrivendo al mio canale, per i commenti che mi state dando, i consigli, eccetera, eccetera. E volevo condividere con voi una cosa. A me ha fatto ridere, onestamente, però per quanto riguarda l'educazione di certi personaggi. Allora, ieri sera, in poche parole, mi è arrivato un messaggio sul telefono riguardante YouTube con su che una persona aveva commentato un mio post, un mio video, il video dei miei giochi Xbox 360. Il messaggio in questione è che vi farò il pre-screen perché non riesco a farvi vedere la foto col telefono perché viene sfocata. Di un certo Nick Pana, che ho scritto praticamente: ammazzati, coglione. Vabbè, mi sono messo un po' a ridere perché dico: se l'intelligenza di certa gente ha lasciato certi commenti, ma mi sono detto: andiamo a vedere un po' questo canale dove gli fa così schifo le mie presentazioni della mia Xbox, dei miei giochi, che sia. Questo canale è un canale che è stato fatto da questo tipo il 3 di marzo e mi ha lasciato un messaggio il 5, ovvero ieri. Allora avrà cosa? Avrà 12 anni, 14 anni, giù di lì. C'ha 4 video in croce. Ne ho visto uno e dico: ok, ma certa gente, dico, come cazzo? Cioè, non lo so, io non mi permetterei mai di aprire un canale da un paio di giorni, andare da un da magari da una persona che gli dà da più tempo e lasciargli un messaggio così. Al massimo gli metto un pollice in giù perché non mi piace il suo video e dico: guarda, non mi piacciono i tuoi video, non mi piacciono le tue cose, ma ammazzati, coglione. Cioè, non sai neanche chi cazzo sono io, ammazzati, coglione. L'educazione di certa gente veramente è. Lasciamo perdere, vabbè, dopo io gli ho risposto: ma cresci, idiota, e ho cancellato il messaggio, ho bloccato l'utente perché non ho voglia di star lì a fare battibecchi con magari un ragazzino che magari fa il fighetto dietro la telecamera, cioè non me ne frega niente, onestamente. Niente, volevo precisare questa cosa, che purtroppo anche YouTube, come già sollevato da qualcuno, qualche video che ho visto, ci sono purtroppo queste persone qua. Dopo, vabbè, ho ricevuto un altro commento carino che riguardava il video di Tomb Raider dove il menu del gioco ruota. Io avevo detto praticamente che usando la levetta analogica destra del pad dell'Xbox, questa per chi ruotava il menu. Io l'avevo buttata giù del tipo con lo stick destro e niente, questa persona mi ha lasciato un commento, mi fa: appena hai detto stick destro ho chiuso il video. Vabbè, adesso io magari guardo un video, uno sbaglia a dire magari qualcosa o non gli va a genio quello che dice e smette di guardare il video. Vabbè, sono scelte, non me ne fa né caldo né freddo. Quindi niente, vi ringrazio ancora tutti e sopportiamo queste persone che sono un po' maleducate e molto probabilmente l'educazione non gliel'ha insegnata nessuno. Mi riferisco al ma ammazzati coglione, non a quello dello stick destro, perché quello è stato educato, me l'ha detto in un modo tranquillo. E quindi niente, vi saluto, al prossimo video, al prossimo unboxing, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao ragazzi!